abbraccio forte da Luvigliano per tutti voi amici appassionati che mi seguite su YouTube, che condivido su Facebook. Ciao Massimo, te sei un numero uno. Te Riccardo sei un numero uno. Te Tonio sei un numero uno. Mauro, Anna, Filippo, Filippo Collinari, tutti i Filippi. Grazie a voi di esistere. Massimo, guarda sta chiesa. Luvigliano. Un bacione grande a Massimo, mi risponde sempre, anche Tonio, anche Riccardo, Mauro, tutti, grazie a voi di esistere, voi siete speciali per me, siete la mia gioia di vivere, grazie dal primo d'ora nato, Zilio, siamo ai piedi di Colli Ugani, a Luvigliano, un grande bacio. Partiamo. Anche qui le campanile di Luvigliano, qui vedete la chiesa ancora meglio della Colli Ugani, la chiesa di Luvigliano, bello bello dai. Paesaggio, bello sì o no? Thank you.
Thank you.
dico, bello sì o no? Guardate questi ulivi, guardate che meraviglia, questi ulivi, belli sì o no? Guardate che panorama fantastico, unico. Stiamo entrando in centro a Rovolon, qui a sinistra troviamo il ristorante Monte Grande. Bello, col suo verde, ricordatevi sempre Monte Grande, vedete qui potete anche sedervi con la famiglia, avete le giostrine per i bambini e questo è il ristorante, vedete ci sono, c'è anche per i disabili, che qui la carrozzina vengono su. Non manca niente, il top di top, si mangia da Dio, merita. Buongiorno, e si meno sempre, io i colli ugani li macino tutti con la bicicletta, sai cosa mi vorrebbe? Che qualche ristorante mi facesse qualche maglietta, qualche pantaloncino, che allora faccio pubblicità in giro. Ogni modo Monte Grande è questo, vedete? È una meraviglia. Venite a mangiare che si mangia veramente bene, battesimi, cresime, comunioni, e cene intime, tutto. Matrimoni, il massimo di massimi. Saluto, mi mandano un saluto. Qua lei è il giardiniere o il padrone? Madonna, dai, come si chiama? Silvano, il proprietario del ristorante Monte Grande, vedete? Ogni modo, se si ricorda, ci va su YouTube, Renato Zilio, vede tutte le mie paronamiche di Colli Ugani. Zilio. Sì, Renato Zilio su YouTube. Se vuole farmi qualche maglietta, gli ho detto, qualche pantaloncino, col nome vostro. Io adesso ho lasciato le redini. Va bene, dica ai figli, se vuoi fare qualche magliettina, qualche pantaloncino. Io conosco anche un personaggio unico al mondo. Lui si chiama Giuliano Calore. Ha fatto l'impresa in bici senza manubri o freni. Ecco, io sono il suo assistente, vado a fare scuole con lui, facciamo dimostrazioni, siamo andati anche a Carducci, del Cuore a Padova. Andiamo dappertutto noi, no, lui ha fatto imprese che nel mondo non sono riuscito a fare nessuno. Quello in realtà, un giro d'Italia le ha vinti in tanti, un giro di Francia le ha vinti in tanti campioni, un campionato del mondo le ha vinti in tanti campioni, ma quello che ha fatto lui non le ha fatto nessuno. Gente che si è ammazzata, gente che si è fatta male seriamente, non c'è niente da fare. Lui ammetteva l'equilibrio e la freddezza, la potenza, tutto, l'equilibrio. Incredibile. La saluto. Com'è che si chiama di nuovo? Silvano. Silvano, proprietario di Monte Grande. Se ricorda i figli lo dica. Io vengo sempre aiutato a fare questo.
dell'accordo, grazie mille. Guardate, guardate Massimo. Massimo, guarda qua, gli olivi, guarda che meraviglia, guardate. È limpido oggi, eh. E là il ristorante Montegrande, vedete. Bei posti, che merita. Massimo, per te! Guarda che panorama! Fantastico! Non ho parole! Stupendo, sì o no, Massimo, Riccardo, Filippo, Tonio, Mauro, Riccardo, tutti, Anna, tutti voi amici appassionati. E adesso cominciano delle belle rampe. Thank you.
spettacolo. Belli sì o no, guarda il paesaggio anche lì. Mi fermo perché merita, sono un po' in discesa adesso. Guarda, che fantastico con tutti questi vigneti. Questa è la salita, vedi? Sono giù adesso, discesa. C'è una piccola discesa. Bello, bello. Avete visto? La bellezza. Tanti gli ulivi. Guarda, guarda Massimo, troppo bello. Guarda che panorama che ti faccio vedere, te la dedico a te con gli ulivi. Guardate che paesaggio da cartolina, bello sì o no Massimo?
Riccardo, Tonio, Mauro, Anna, Filippo, Filippo Collinari, tutti, grande Massimo, numero uno, e tutti voi amici appassionati, grazie di esistere dal film d'ora nato, che panorama, continuiamo ad andare su. Non ho parole. Che meraviglia. Unica. Bello, bello. Andiamo, andiamo su. Signore, sono io qua, mi sono avventurato, mi sono avventurato su un posto privato, ma non ho fatto apposta, sono proprio arrivato io, senza accorgermi. Controllate i cani per piacere, grazie. Ogni modo avete un panorama fantastico. Qui che zona è? Zovò? No, sempre sotto Rovolon. Sì. Sempre sotto Rovolon. Poi si va giù a Vosovò. Sì, va bene, un po' d'acqua là sulla fonda perché c'è la bava alla bocca, mi sa. No, no, ma io so da bere tutto qua. No, perché parlo, e sì. Non sta a preoccuparsi lei. La saluto. Scherzi lei. E la saliva. La saluto. Sono allenato per quello, non c'è problemi. Grazie a voi. Sempre sotto Rovolon siamo. Poi si va giù a Zovò. Bello, bello. Hai visto Massimo? Che mi ha visto? Che testa. Tagliaio un attimo. Capire. Salita. Thank you.
la chiesetta agriturismo. Siamo venuti che prima. Bello, bello. Volevo ancora leggere su agriturismo. Thank you.
e adesso torno giù. Voglio fare sto strato qua, è buono. Lavorate al marmo? Bravi, bravi. Che zona è questa qui? Qui sei, che zona siamo? Zovò? Ah, Vò, ma sotto Vò. Siamo sotto il territorio di Vò. Ciao, buona giornata, buon lavoro. Frantoio, fanno l'olio extravergine. Salve, vi faccio pubblicità. Le meraviglie di Colli Ugani. Siamo in Bo Alto qua. Bello. Adesso andiamo giù con molto l'agriturismo presentatore. Dove abbiamo festeggiato il 30° Guinness World Record di Giuliano Calore, unico al mondo, che ha fatto imprese senza manubrio e senza freni. Il signor Zilio Renato è il suo assistito. Io sono stato presente al 30° Guinness World Record, e abbiamo festeggiato qui all'agriturismo portatore. Nel 2015 l'ho fatto il 31 luglio. Si mangia da Dio anche qui, venite il fine settimana. Andiamo giù. Grande Giuliano. Io ti ho fatto conoscere tutti i miei amici appassionati che mi seguono. Thank you.
subito con Grande Conte. Peccato che ha voluto andarsene. È un grande allenatore, l'ho dimostrato. Peccato che il primo anno poteva vincere la Coppa UEFA. Thank you.
fiamme. Thank you.
tra tutti i miei amici appassionati da sto laghetto, sta abbracciando dentro, un grande abbraccio a te, a tutti gli amici appassionati, grazie di esistere, Massimo numero